ciao Franco, ci rivediamo ciao per altre cose. Cioè, lavora, è tornata una settimana in Porto Rotondo, lavora praticamente da 3 ore, sembra che abbia lavorato tutto lui. È vero. Guarda anche vero, stato vero. Che è lì. Caldissimo. Guarda anche stato però che non tornavo lì. Neanche. Ho fatto un giro di corsa del capannone pur di sì, per fare quello che ha lavorato. Che lavora. Allora vai, che macchinetta qua? Sì, non è male. Parti tu. Allora, mi sono documentato con il mio solito tablet. La facciamo vedere perché è una rarità vera del nostro cliente che fra l'altro poi ha intenzione di venderla, quindi i golosi di questa macchina, perché so che comunque è un bel po' di estimatori, ci contattino nel caso la volessero acquistare. È una Datsun 2, io spero di dirlo in una maniera giusta, non lo so come si pronuncia. Anch'io, una Datsun 240Z. Okay. La macchina è del Gianni. Tu lo sai, non te lo so dire. Vabbè, non so l'anno preciso, però è una macchina. Tu calcola che praticamente ho tirato fuori due aneddoti veramente particolari. La Datsun nacque nel 31 e venne rilevata da Nissan nel 34. E la Nissan stessa nell'86 la chiuse per poi riprenderla come marchio solo per il loro mercato dal 2013 al 2022 per poi richiuderla. Questa la 240Z è diventata mitica, penso, anche per una questione che era l'antisegnana della 350Z, della 370Z. È stata prodotta dal 69 al 73, quindi lei moriva, io nascevo. E detto questo, per tutti gli altri mercati, era prodotta con il 2004 6 cilindri da 151 cavalli con i due carburatori Hitachi, di cui ci parla il Gianni. Hitachi, sì, la Hitachi fa anche i carburatori, quantomeno, o quantomeno li ha fatti. E invece per il mercato interno, siccome quegli anni lì nel Giappone c'era una tassazione sulle macchine sopra i 2000 di cilindrata enormi, per il Giappone veniva praticamente prodotto il 2000, sempre con tre, a quel punto addirittura con tre carburatori, e aveva 160 cavalli. C'era l'opzione per averla col 4 o il 5 marce, così come c'era anche la possibilità, come in questo caso, di averla col cambio automatico a 3 velocità. Tu calcola che il nome Datsun, pensa a questo aneddoto, è praticamente, DAT sono le iniziali dei tre che fondarono questa marca, che erano per la precisione Dan, poi il signore Ayoami e poi c'era il signore Takeuchi. Come riporta il tablet? Guarda, bello. Dopo Son, perché inizialmente era Datsun, non Datsun, siccome in giapponese loro l'avevano fatto i tre nomi, Son era praticamente il sinonimo di piccolo, però usato in certe frasi anche perdente. Quindi da quel punto di vista modificarono da Datsun a Datsun, proprio perché San, vabbè, in giapponese potete immaginare cosa voglia dire. E questo, diciamo, è un po' la storia di questa macchina che di linea, secondo me, è meravigliosa. A dir poco. Vabbè, questa è tenuta in maniera particolare e questi sono i due o tre aneddoti che mi sono documentato per darvi del perché. È una macchina che mi diceva il signore, il proprietario, si può vendere intorno a 40.000 euro adesso, quindi comincia a prendere veramente un bel valore. In questo modo. Esatto. Adesso invece per quello dentro nel cofano. Per quello là che sta facendo finta da lavorare, è iniziato 10 minuti fa dopo 14.900 giorni di ferie e non sono ancora finiti. E adesso ti spiega bene questi carburatori che fanno tanto Range Rover a vederli così. No, ma infatti lo sai cosa, c'era due versioni, una che diceva al marino che montava gli Hitachi e questa qua che invece monta gli SU, tipo la Mini, tipo la Range Rover, tipo la Rolls Royce, tutte le macchine inglesi Triumph, mettevano questi carburatori. Quello che volevo farti vedere, sai, allora era così, però oggi sembra quasi bello, il manovellismo dell'acceleratore. Guarda quell'acceleratore qui, esce dall'abitacolo, spinge una leva, che si aggancia a un'altra leva, che si aggancia a un'altra leva e va a aprire le due farfalle, un'opera d'arte se vuoi, da far ridere oggigiorno, perché oggi con l'acceleratore elettronici così, tutta questa roba qua non c'è più. I carburatori erano volumetrici questi, gli stantufi praticamente che ti alzano, abbassano, conseguenza diventano volumetrici perché se tu vai in salita, con la rarefazione, la densità dell'ossigeno, questi cambiano la variazione di alzata dei carburatori.
Diciamo che come carburatori per me non sono una novità, cioè li vedo, ne ho fatti sulle Rolls-Royce, ne ho fatti tanti. Su quella macchina qua, sai, visto la rarità della macchina, dobbiamo vedere dove probabilmente il problema principe sarà reperire i ricambi, anche perché poi li hanno cominciati a toccare i vari maghi di quei carburatori qui e la macchina non va più. Di conseguenza qui ci sono dei coni di ottone che lì sono andati lì a limarli con la carta vetrata, roba da suicidio. Il problema sarà trovare i ricambi. Poi erano carburatori che tutto sommato con i suoi pregi e i suoi difetti non andavano male. Qui ce n'è due, uno ogni tre cilindri, ma secondo me io non conosco benissimo sta macchina, però sicuro che ti dico. Vedi queste uscite che c'è dagli scarichi, vedi che qua sono state abolite probabilmente. Prima era l'EGR delle primitive EGR. Gli americani specialmente, secondo me questa potrebbe essere stata di derivazione americana, per questo cambio automatico insegna più un cambio automatico, roba che i puristi di quella macchina, sai, qua compravano col cambio manuale, questa è automatica. Fatto che sia in miglia invece non fa testo, perché le usano anche in Giappone, perché sei giapponico, sono molto nipponico, okay. E basta, vedi la rarità, comunque è una cosa che andava vista perché sembra molto bella dal motore. Il motore quando gira, se vuoi provare a farla partire, non so se va, è di una regolarità impressionante, cioè gli metti su una sigaretta non si spegne, poi ha problemi a freddo, a caldo, perché hanno toccato tutte le tarature. Però quello che volevo farti vedere, oltre a sentire, vediamo se riusciamo a accenderla, il rumore, prova. Vai, ovviamente ho una pompa elettrica. Vedi là, guarda quanto è bello di lineare tutto, anche il rumore preciso, è bellissima. È tenuta molto bene questa macchina, spegnila pure. Però anche per farti capire come la tiene il cliente, quindi questo, Franco, dovrei venire da me. Si spegne più e c'è qualcosa. Metti la marcia, falla spegnere. Ok, vedi anche il cliente la tiene da Dio. Prima c'è un manuale che è un'opera d'arte, oggi non le fanno più, ci si basa solo, ha visto la mini di prima, solo su computer e tutto, però io ritengo chicche, nel loro senso della parola. Questo è un libro che ti parla di vita, morte, miracoli, roba che oggi non fa più nessuno su quelle macchine qui, da vari telai e tutto quanto, fino ad arrivare alla regolazione dei carburatori. Vedi, questo era il carburatore che diceva prima Marino, un Hitachi, questa qua è l'SU, e c'è quel che c'è due o tre versioni. E guarda tutto il sistema, nessun manuale oggi nelle macchine moderne ti darebbe una simile, come regolare gli spilli, come, vedi, è specificato alla perfezione. Sono veramente chicche che oggi purtroppo le generazioni d'oggi non ci faranno più vedere, capisci? Va bene, Gianni, bello averla vista. Ti ringrazio. Ci vediamo quando sarà finito. Al prossimo tumore. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.